play. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Ark Pokémon Evolved. Sarebbe la miglior mod che c'è per raggiungere i Pokémon su Ark. Ma prima di cominciare questo video, vi voglio dire... Io volevo andare a prendere un Pidgeot, o meglio mi sono fatto distrarre da un Lugia, e però alla fine ci siamo trovati a fare un bordello di cose... Non vi voglio anticipare troppo, vi dico solo che i Gyarados sono pezzi di merda e Ark è ancora più pezzo di merda dei Gyarados, quindi vi ho detto tutto. Guardate Ark, che pezzo di merda, me lo spawna qui. Se vedete il video fino alla fine capirete perché sto così tanto incazzato con i Gyarados, nonostante io li ami alla follia. Ma va bene così. Ma prima di cominciare vorrei salutare qualcuno di voi e ringraziarvi per tutta per quanto state seguendo questa serie, quindi citerò qualche nome. Ecco qui, quindi voglio ringraziare ragazzi Yoido, Simon24, Marco Dell'Antonio, Mennilo Russo, Jackton, Lorenzo Conte, Dragon Ninja, Master Licot 13, Yusuke Khan, Yusuke Kun, Marco Dell'Antonio, Pape Cheat, Joshua del Ministro, X Redline, ragazzi un po' di gente, non ve la prendete se non vi ho nominato, se non vi ho salutato, non è perché ce l'ho con voi, ma semplicemente ho preso un po' di gente random, i primi che mi sono venuti fuori come commenti su questa serie, e vi ho salutato. Vi ringrazio per seguire questa serie, per partecipare, per scrivere nei commenti, per lasciare like. Vi prego, sostenetela condividendo il video. Io direi basta, iniziamo il video e buona visione e buone bestemmie per me. E poi ci sono quelle mattine che ti alzi tutta sudata, un po' nervosa, incazzata, perché magari la sera prima il tuo compagno non ha voluto fare niente con te e ti ritrovi in questo modo, come la nostra Ercula, ma le sembra, cioè ho capito che lei c'ha qualche problema, ma guardi come le crescono i capelli, c'ha il capello rosso, non mi ricordavo di averla fatto col capello rosso e con le tette così enormi. In ogni caso ragazzi, cominciare e avere una così soave vista è sempre un piacere. E vi dico un'altra cosa, io non ho aperto, cioè l'ho aperta la porta ma l'ho richiusa perché ho paura, hanno fatto gli altri aggiornamenti, ma non so che cazzo è successo. Cioè ragazzi, vedrete in diretta le mie espressioni e la mia reazione quando aprirò questa porta e non mi troverò i Pokémon. Sì, ce li ho, yeah! Ok, allora, prima cosa che sarà buona abitudine di questi video è rinominare i nostri Pokémon in base a quello che mi avete detto nei video precedenti. Ma ciao amore di papà, anzi di mamma, ragazzi ogni tanto le crisi di identità. Comunque, ciao. Allora, Pietro ha voluto chiamarsi Pietro Reca ed è stato molto contento di sapere che un giorno diventerà un bel Charizard. Quando diventerai grande, piccolo Charmander coccoloso, diventerai un grande Charizard e ti cavalcheremo come se non ci fosse un domani, quindi diventerai la nostra cavalcatura schiava. E qui c'è il piccolo Samu23. Ma ciao, ma quanto sei coccoloso, puccioso, ma... Ragazzi, puccioso è una parola che non utilizza solo The Long Gamer, visto che state iniziando a dire che io lo copio. È ovvio, mi guardo i suoi video e certe parole piacciono anche a me, quindi le adotto nel mio vocabolario. Cioè, pensate, alla mia età, alla mia veneranda età, continuo ad imparare vocaboli. Cioè, non è incredibile? Lasciate un like per questo. Cioè, io sto imparando nuovi vocaboli grazie a YouTube. In ogni caso, cioè, se io dico una parola non è che sto copiando qualcuno. Però, va bene, bando alle ciance, ciancio alle badanti. E, ecco, per esempio, questa è una cosa che tipo che dice Luke, ma non per questo copio Luke. Va bene, in questo episodio, ragazzi, hanno introdotto... Io non vedo Pokémon, mi devo spaventare? Vi prego, non mi fate tirare i peggio bestemmioni della Madonna. Ecco, l'ho tirato. E hanno introdotto un po' di cose e dovrebbero aver fissato... Ah, salve personaggio di Ercula, ormai lei è diventato un aquilone. Questo lo chiameremo l'aquilone Ercula. È possibile vederlo solo in determinate situazioni e condizioni atmosferiche e meteorologiche particolari, ma se siete fortunati anche voi lo potrete ammirare, arcobaleno Ercula. Vabbè, detto questo, io voglio andare a catturare qualcosa di nuovo. Ma quel Lugia che gira qui così, ma quanto mi fa rabbia, lo vorrei prendere. Allora, io vi dissi
che volevo far evolvere i Pokémon. Ok, di far evolvere i Pokémon per il momento non ho l'abilità. Non peraltro, ragazzi, ma devo aspettare parecchi livelli. Allora, facciamo un'altra cosa. Io potrei sbloccare un Pidgeot. Perché voglio andare in giro a volare. Ma guardate i nuovi che hanno inserito. Articuno, Butterfly. Ma quanto costano di Engram? Allora, facciamo una cosa. Sblocchiamo il nostro Pidgeot. Da qualche parte tu stai. Charmander, Charizard, Bulbasaur lo catturo. E dovrebbero aver fissato anche il fatto che si può cavalcare. Quindi lo cattura. Hanno introdotto anche l'evoluzione di Nidoran, Nidorino e Nidoking. Ecco Pidgeot. Allora. Me sblocco questo e proviamo a summonarlo. Madonna mia, Ercula, però, cioè, mi fai paura quando ti guardi allo specchio così. Allora, vediamo un attimo. No, qui no. Come cazzo si fa? Ok, mi sento una merda. Pidgeot vogliono 100 crediti, io ne ho solo 16. Allora, intanto andiamo a catturare Bulbasaur. Mi porto i miei due, Pietro e Samu, con me. E vediamo che cosa viene fuori. Però, per catturare Bulbasaur mi porto le mie health capsule. E dovrei avere un po' di narcotici, se no li vado a fare. Oh, li devo fare, no, no. Ok, come grande ogni Pokematrice. Come ogni Pokematrice. Ma io non sono un Pokémon. Non sono un Pokémattore. Come cazzo si dice? Come ogni Ah, c'ho la paraplegia! Oh mio Dio, ti prego, Ercole, aiutami, non riesco a presentare il tuo video. Non ti preoccupare, mamma mia, Ercole, che voce di merda! Va bene, minchiate a parte, ragazzi, come ogni poke allenatore che si rispetti, andiamo a cercare il nostro Bulbasaur. Io ho ben 23 frecce narcotiche, ma ne potrei fare ancora qualcun'altra, ne posso fare altre 5. No, teniamoci i narcotici. E ho un bel po' di frecce normali. Ho ben 5, 7 capsule della salute. E vi ricordo, le capsule della salute ci saranno molto utili per poter far scendere subito la fame al Pokémon. Così non ci perdiamo i mega anni come abbiamo fatto la volta scorsa. E siamo molto più veloci. Mi devo solo procurare un po' di Primate. Ma sono sicuro che ammazzerò qualche Bulbasprout. E la Primate me la faccio. Ma guarda che carini che sono Pietro e Samu. Venite con me, Pietro e Samu, venite con me. In ogni caso, sto andando nella direzione esattamente opposta all'altra volta per esplorare nuove zone. Nuove zone. Vediamo. Io non vedo un cazzo di Pokémon in giro, però. Però i miei Pokémon ci. Ma quanto siete lenti nell'acqua, mamma mia! Vedo Pokémon in lontananza! Vedo delle caccoline verdi! Saranno dei Bulbasaur? Penso proprio di sì. Allora, scegliamo il nostro Bulbasaur. Voi mentalmente, mentre guardate il video, pensate, telepatetemi, telecinesemi, telegiapponesemi e ditemi qual è il Bulbasaur che devo catturare. Se indovino, scrivetemi nei commenti. Ma mi hai indovinato, volevamo proprio quello! Io lo so che qualcuno di voi è un po' stronzetto, mi sta indicando quello là in fondo giusto perché è più lontano. Però non lo so, 28. Tu che livello sei? Vediamo, Bulby. 9. Io però lo voglio far evolvere, quindi non voglio un Bulb. Dove mi si stanno incagliando? Vi siete incagliati qui come la merda? Tu sei selvatico? Scusi, Bellsprout, non mi rompa i coglioni. Tu che cazzo sei tu? Sì, sei selvatico. E vediamo questo Bulby qui, che livello è? Vieni qua, Bulby. 13. Oh, ma c'è il cuoricino, molto carino. Beh, ragazzi, ho scelto. Prendo il Bulby col cuoricino. Non per un motivo preciso, ma perché c'è il cuoricino. È carino, è bellissimo. Oh, ciao, Bulby col cuoricino. E poi ci sono quei momenti in cui vedi un Lugia selvatico e improvvisamente il tuo Bulbasaur col cuoricino sembra essere una tremenda merda. Ti prego, Lugia, atterra qui vicino a me. Ti prego, vieni, vieni qua vicino. Giuro che non ti catturo. No. Non ti catturo, giuro. Oh cazzo, mi ha ascoltato! Sta venendo vicino a me! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, vieni, 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 vieni qui, bello Lugia! Dai, ti prego. Non arrivo con le frecce a spararti sulla tua panzona da qui! Dai! A proposito, ragazzi, come minchia li catturo sti Pokémon che stanno così tanto in volo? Devo fare la minchiata. Devo far. No, non la faccio. Non la faccio. Ok, è arrivato il momento della cattura del Bulbasaur. Vieni qua, bello de zio. Vieni, ti porto verso la forestina. Perché tu poi mi scappi nell'acqua e mi fai girare le palle. No, non si fa con Mamit.
No, con Ercula neanche. Sì, spero di non andare incontro ad un Ninetales o ad un Mewtwo, non so, qualcosa di brutto e cattivo che mi vuole uccidere. Ora, sicuramente, mentre siamo nell'erba, ecco, lo sapevo che mi doveva scappare proprio mentre eravamo nell'erba. T'ho preso lo stesso, maledetto. Non mi sfuggi più. Beccati quest'altro, beccati l'ultima. Oh, devi svenire, devi svenire. È svenuto! E oh, che cazzo vuoi tu? È arrivato l'amico! Dannazione! Datemi! Oh cazzo, tutti in Bulbasaur dietro al culo, già, ma porca di quella tozza schifosa, massacrateli! 5-5-5-5. Ma dannazione, ma guarda te, guarda, gli amici Bulbasaur. Oh, sto morendo male. Sto morendo malissimo. Ma porca di quella lurida! Io gli devo dare, mi devo mettere le frecce normali. Dannazione! Datemi un attimo di tempo! Ma siete delle merde! Devo prendere. Cazzo. Veloce, veloce, freccia, freccia. Fatto! Corri, corri, cazzo! Mi hanno tolto l'armatura! Un colpo muoio! Un colpo muoio! No, 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 no! Vaffanculo, merda! Devo essere sincero, Pietro e Samu siete stati veramente inutili. Dannazione, mamma mia, io vi ho chiesto una mano, porca miseria. Poi mi scrivete su YouTube e non mi date una mano ad uccidere un Bulbasaur selvatico. Ma non sono cose che si fanno queste. È piuttosto, ripara tutta sta roba che dobbiamo andare ad addormentare e a dar da mangiare a quell'imbecille del Bulbasaur selvatico. Dove minchia stai, Bulbi? Bulbi carino! Trovato il Bulbi! Ciao Bulbi! Allora, te intanto beccati sta carne. Io ti procuro della Primate. Ok, datemi la Primate, ragazzi. È arrivato il tempo, il momento di far mangiare Bulbi. Oh, grande Bulbi. Grande Bulbi che stai dormendo. Ok, continua a mangiare la Primate. Io ti do una piccola capsulina. Una. Remote use item. Quanto c'hai di food? 5,46 remote. Ok, così ti riempi, ti refilli subito e diventi subito il mio Pokémon preferito. Eccolo qui! Abbiamo il Bulbi! Abbiamo il Bulbi! Allora, ragazzi, nei commenti, hashtag Bulbo Oculare. Il primo che scrive hashtag Bulbo Oculare diventerà il nuovo prossimo Bulbasaur. Però, non sono finite le sorprese qui. Vi devo far vedere una cosa. Perché mi hanno detto che l'hanno fixata. Speriamo che l'hanno fixata davvero. Allora, lo so che è notte, però io vorrei provare il mio nuovo Bulbi. Vediamo un po' che cosa gli combinate a questo Eevee. Vediamo in quanti nanosecondi lo fate esplodere. Dai, vai Bulbi. Vai Bulbi, massacra l'Eevee. Vai Bulbi, io tifo per Bulbi. Bulbi, Bulbi, Bulbi. Grande, ma io mi faccio un esercito di Bulbasaur. Ma se sono così power, massacro il mondo. Ragazzi, devo farmare un po' di crediti perché voglio il Pidgeot. Oh cazzo, merda, merda, cazzo, cazzo, merda, di che livello siete voi? Oh porca, vi do una mano io? Ma dannazione, oh porca, no, non mi ha ammazzato i Pokémon. No, ma che merda siete? Ma che cazzo si, ma non si fanno ste cose a Mamit? Ma cos'è sta roba? Perché i Nidoking selvatici mi devono ammazzare? Ma no... Ma guarda te, guarda! Che mi devono... Ma non muore? Ma che cazzo stai dopato? Ma porca di quella lurida, c'ho pure tutto... Ma no! E faccia morire ammazzato, brutto, maledetto, schifoso! Bella madonna, lingua non benedetta! Ti prendo... Oh cavolo, arriva l'amico tuo, fai veloce, prendi tutta la Primate che puoi, porca di quella totta, porca... Allora ragazzi, mi è venuta la grande idea, visto che mi ha massacrato tutti i Pokémon, sto maledetto, e io ero in vena di catturare Pokémon, a sto punto, state pensando pure voi quello che penso io, mi catturo il Big Nidoking, solo che devo recuperare un po' di Primate. Eh sì, maledetto, questi me li ha pure mangiati. Ok, faccio la minchiata, la faccio, mi faccio attaccare dal... Porca di quella tozza! No, scherzavo, non mi faccio attaccare da un cane di nessuno. Madonna, no, ma state pure lì, tranquilli. Ma giusto quei coglioni dovevano venire ad attaccarmi i dinosauri, i Pokémon qua, ma porca di quella tozza, schifo. Hark, ma perché ce l'hai con me, perché? Ok,
Sciarzini e squali e pesciolini, ho catturato di nuovo un Bulbasaur con quello che avevo ed era di livello 28. Visto che è arrivato anche il giorno, vi voglio far vedere quello che vi avevo detto che vi dovevo far vedere. Hanno fissato sta roba qua e io ora posso cavalcare Bulbasaur. Madonna, quanto è bello. Già bello Bulbi, già bello. Ma che cosa sei, un Umbreon? Samu, ma se ti catturassi un Umbreon al posto di Eevee? Il problema è che ho bisogno di un po' di narcotici. Ma guarda quanto è bello. Ma io posso anche attaccare. Ma vieni. Vieni qua, Bulbasaur di merda. Vieni qua che ti massacro la vita. Hanno fissato sta cosa, ma quanto è bello. Vieni qua, pezzo di merda. Pezzo di merda. Che prima, mentre catturavo sto Bulbasaur, mi hanno ucciso sti maledetti schifo. Speriamo che non ci muoia, no, non ci muori tu. Di che cazzo di livello sono andato a prenderlo? Però penso che debbano ancora un attimo migliorare sta storia. Oh, sì. Ma sì. Charmander, non vorrei fare ammazzate anche con te. Per piacere, vai fuori dai coglioni. Ok, questa non me la spiego. Tu come cazzo fai ad essere qui? Un Charmander ha tirato fuori, come nel primo episodio, un uovo gigantesco! Madannazione, però a sto punto... Ma no! Ma pure Charmander è un triceratopo! Ma quanti triceratopi... Cioè, i triceratopi in quanti cazzi di Pokémon li hanno trasformati? Ma porca di quella miseria, ecco perché sono tutti forti. Forse sono tutti gli starter i triceratopi. Interessante. Comunque sta andando a trovare un altro Eevee. Per Samu. Oh my god. Lì c'è il bioma innevato, c'è il Lugia, maledetto, che non ti fai catturare, e c'è un Gyarados vicino alla riva. C'è il Gyarados vicino alla riva, non so se fare la minchiata, perché la minchiata che sto per fare è veramente grande. Lo voglio attaccare con la fionda. Ma veramente lo faccio? Ragazzi, è vicino alla riva, potrei prenderlo. Allora voi intanto statevi qui fermi che non vi voglio perdere ancora, in passivo, in neutrale. Non mi ricordo che cazzo è. Vieni qua, Gyarados, bello. Ragazzi, faccio la minchiata. Lo attiro. Ok. Signor Gyarados, si avvicini per piacere. No, No, dove cazzo andate voi? Dove cazzo andate? Venite qua, brutti deficienti. Ma guardali, guardali sti stupidi che vanno a morire. Guardalo che c'è il Gyarados. State fermi qua. Allora, tu, da me devi venire. Oh, ti sei incazzato, bello, bello, C'è merda che cade. Ah, quello è Lugia. Ok, Gyarados, vieni qua. Io provo la minchiata, ragazzi. Non lo so se funzionerà. Certo, potevo inventarmi un metodo un pochino migliore. Ma quello che ho, c'ho i mezzi che ho. C'ho i mezzi che ho, non si può sentire. Ma tu che livello sei? No? No, no, stai molto buonino. Beccati le pietre in faccia dallo zio Mamid e dalla nostra amica Ercula. Non scappare, perché tu mi vuoi attaccare male. Quindi tu non scappi. Non scappare! T'ho appena detto! Maledetto! Non scappare! Non scappare! Non scappare! Vieni qua! Vieni qua! Madò, ragazzi, se riesco a catturare il Gyarados. Madò! Vieni qua! Non scappare! Ehi! Vieni qua! Ehi! Ma tu sei un maledetto! Guarda che mi attacchi! Tu mi devi attaccare. Potrei costruirmi una zaga. Ah, cazzo! Che livello... Minchia, livello 57, ma io sono un coglione. Io sono un coglione. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Questo sta qui. Io mi costruisco la zatte. Ok, la mega minchiata è pronta. Porca di quella zozza. Lì c'è l'altro Gyarados. Ma io non fa niente. Io sono super coraggioso. E per cui non mi curo dei Gyarados. Ma io vado nell'acqua e vado a catturare Gyarados, perché io sono forte. Io sono uno stupido del... Dannazione, quanto sono stupido. Madonna, se sono stupido. Non so, ragazzi, se si è buggato. Se si è buggato, io sono un mago del culo. Se si è buggato, hashtag mago del culo. Lo sto sbombardando di pietre lì dentro. Ed è fermo. Io sto sulla zattera, non mi muovo, perché se si sbugga... Metti... Ah! Dannazione! No! 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 Non fate minchiate! Venite qua da papà! No, che cazzo fanno quei due coglioni? Ma che cazzo fate? Deficienti! Deficienti di Pokémon! Ma qua, io c'ho i Pokémon deficienti! Ma che cazzo sta facendo questo? Mi sta girando intorno alla barca! Non capisco se sono bug o se si comporta proprio così. Basta che non mi ammazza. Io sono contento. E che cavolo, continuo a rompere la fionda, dannazione.
ciccio, sono affamato. Non so quante palle gli ho sparato in faccia a questo, onestamente. Vieni qua. Oh, ok, ok. Squaletti, mi sono riorganizzato un attimo. Ho trasformato la mia zattera in una base, letteralmente. E in pratica mi sono craftato delle frecce narcotiche. Ce ne ho 24. E ora c'ho pure un po' di pietre. Quindi l'obiettivo sarebbe... Dove cazzo te ne vai, maledetto? Vieni verso la riva, vieni. Ok, ora è molto vicino alla riva, quindi posso passare alle frecce narcotizzanti. Ne ho 24, voglio mandarle a segno tutte, ragazzi. Dovrei farcela, ce la posso fare. Mi ha mandato all'aria pure il pestello, non me ne frega niente. Non c'erano bacche, non c'erano narcotici, non c'era niente. Io ho solo le mie 24 frecce narcotiche. Se non funziona così, non ho idea di che altro inventarmi, perché forse ce ne vogliono molto di più, cavolo. Ce ne vorranno tante di più, ragazzi. Deve crollare. Ma state scherzando? State scherzando veramente? Cioè, dopo un'ora che sto qua, mi è morto il Gyarados? Mandatevene a fanculo voi tutta la razza vostra, Ark, e tutti i Pokémon degli mortacci tua. E poi ditemi che non devo bestemmiare. Ma state scherzando? Io stavo facendo i miracoli per uccidere sto coso e mi muore. Ma vaffanculo. Ma io dico una cosa, secondo voi è giusto che si metta anche la nebbia? Cioè, non so, io non vedo più un cazzo. Ma vi rendete conto? Cioè, ma stiamo scherzando? Che cazzo succede? Maledetto Ark, ma quanto ti odio. No, hanno deciso che i Gyarados non li posso più catturare. Ora, me ne hanno fatto vedere uno, me l'hanno fatto vedere buggato e hanno detto: tu questo non lo puoi avere. Ok Ark, ok, mi arrendo, hai vinto tu, anche questa volta hai vinto tu e non ne voglio sapere. E ragazzi, purtroppo la cattura del Gyarados è andata a finire male con la morte dell'esemplare che stavamo cercando di catturare. E mi dispiace, non ci posso fare niente. Ark me l'ha fatto capire in tutti i modi, tu il Gyarados non lo devi avere. Quindi io concludo l'episodio in questo modo un po' triste. E ragazzi, datemi idee su come posso catturare sti Gyarados, tanto ormai mi ricordo dove stanno, quindi la super base sott'acqua dei Gyarados so dov'è. E fatemi sapere anche l'hashtag per potervi assegnare il nome di Bulbasaur. Intanto io comunque cerco Eevee, da qualche parte lo trovo. E intanto sappiate che nel prossimo video andremo, io evoco Pidgeot, tanto ormai di crediti ne ho mille milioni, quindi Pidgeot lo posso evocare. E male che male che vada, ragazzi, se proprio lo volete sto Gyarados, ce lo evochiamo. E vaffanculo sti strunz che non ci fanno catturare i Gyarados selvatici. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per essere arrivati fin qui, per aver visto l'episodio. Sostenete l'episodio, sostenete il canale, sostenete la serie lasciando un like, commentando e condividendo, soprattutto è la cosa più importante. E se siete arrivati fino a qui, fatemi pensare, hashtag quel maledetto Ark, gli scherzi di Ark, hashtag gli scherzi di Ark, maledetto, mi fa essere troppo triste. Ci vediamo nel prossimo video, un saluto Sharksiano a tutti, ciao a tutti.